ringrazio il delegato alla cultura Carlo Fantini, il sindaco Giuseppe Morini, Don Antonio Castagnacci e tutta la confraternita di San Matteo con il priore Stefano Palombarini. Della location, della crocifissione e del processo, quindi c'è tanto da illustrare, non mi voglio divulgare più di tanto, voglio solo però ricordare una cosa, che l'organizzazione del Venerdì Santo, cosa difficilissima, è tutta fatta da amici, quindi come siete voi che partecipate, ma anche noi organizzatori amici che siamo volontari, questo che togliamo tanto tempo per far sì che Alatri abbia un'immagine bella, perché Venerdì Santo di Alatri è per noi alatresi una cosa importantissima. Io vedo sui social, perché ormai durante tutto l'anno si parla sempre, non c'è una settimana che non c'è una cosa riferita a questa nostra tradizione che portiamo avanti, che stiamo rafforzando negli ultimi anni, quindi vi dico subito il programma e poi passo la parola a Donatella con i cori in piazza, un appuntamento che ormai è da più di 10 anni che si svolge. Abbiamo anticipato di un'ora l'esibizione, ma questo perché siccome la stessa domenica quest'anno si farà l'ultima cena, cosa che prima si faceva il giovedì santo, quest'anno in accordo con tutti quanti abbiamo deciso di anticiparla la Domenica delle Palme. Poi Don Antonio ci spiegherà anche il perché di questa anticipazione. Quindi finita l'esibizione dei cori ci sarà un'ora di buco, chiamiamola, per la celebrazione della messa. No, nel senso tra l'esibizione. Per la celebrazione della messa e poi a partire dalle 19:30 ci saranno 4 ripetizioni della rappresentazione che hanno fatto subito prima della partenza della processione, poi ci sarà la processione che si snoderà per tutte le strade di Alatri come al solito e poi ci sarà la crocifissione spostata sotto il parcheggio Curzio Castagnacci, vi spiegherò dopo il perché. Passo la parola a Don Antonio perché mi preme spiegare questa nuova impostazione che non è che rettifica completamente la vecchia processione, cioè si segue una logica ben precisa che Don Antonio ci dice. Di una realtà civile, sociale e quelle che sono le esigenze di una celebrazione dei riti della Settimana Santa secondo le indicazioni che vengono dalla Chiesa. Io faccio riferimento a un'indicazione che viene da una lettera circolare del 1988, comunicazione per il culto divino, 1988, quindi sono passati 31 anni, in cui si danno delle indicazioni proprio su come celebrare i riti della Settimana Santa e come metterli insieme con le tradizioni popolari, come processioni, via crucis, cioè atti devozionali, cioè la via crucis è un atto devozionale, non è un atto liturgico, insieme con quelle che sono le celebrazioni liturgiche di questi tre giorni importanti, il Triduo Pasquale. Dentro questo Triduo Pasquale certamente il Venerdì Santo occupa un posto importante perché è il primo giorno del Triduo Pasquale, per 3 giorni, la Pasqua celebrata liturgicamente dentro la Messa, perché dice in ogni Messa c'è tutta la Pasqua, viene poi divisa in 3 giorni, il Venerdì Santo, il giorno della Passione e della Morte, il Sabato Santo, che tutti dimentichiamo ma è il giorno della Sepoltura, la notte tra il Sabato e la Domenica della Risurrezione, insomma, diciamo tra il popolare e quello della cantina, semplicemente non credente vuole vedere e vede, si mette lì a vedere, gli può essere utile rivedere dei fatti che riguardano Gesù. Tutti questi esercizi
questo riguarda tutta la settimana santa. Allora la processione viene fatta la sera, per cui perché c'è il sacramento dell'Eucaristia, dice semplicemente un racconto che può aiutare, che può aiutare, per cui è una cosa bella e positiva, però e quella che è l'azione liturgica della Chiesa secondo le indicazioni, perché il concilio è arrivato. Aggiunge una cosa però, Don Antonio, se mi permette, se siamo riusciti a unificare queste due entità che prima erano separate, adesso sono unite, è grazie anche alla serietà di tutti i personaggi che sfilano, dei cori, di tutti gli organizzatori, questo perché sono tutti, quella sera sono tutti impeccabili, sono attori professionisti quella sera, quindi io voglio fare un applauso a tutti voi che partecipate, ai cori qui presentati adesso da Silvestro, c'è Nando, c'è anche l'altro coro ma non vedo nessuno, quindi perché loro sono parte importante di questa nostra tradizione, che ci invidiano da tante parti, perché li vorrebbero tutte le altre passioni, molte volte chiedono ci prestate il coro, sì, quindi cantano bene, sono contenti, ma sono bravissimi. Ringrazio Don Antonio Castagnacci per la fiducia espressa nei miei confronti, per la continuità del mio mandato insieme a questa confraternita. Proprio domenica siamo stati in una riunione con Don Alberto Ponzi per stilare il nuovo statuto delle confraternite, e sperando che il prossimo anno potrò ancora dare il mio contributo a questa confraternita. Continuo anche quest'anno il rapporto sinergico tra la Prologo, la confraternita, il comune e la curia vescovile, di cui tutti hanno potuto constatare i risultati positivi della processione dell'anno scorso, del vicario Foreago e il primicelio Don Antonio Castagnacci, e alle nostre spontanee iniziative. Certo, migliorare la processione religiosa è difficile, in quanto segue dei canoni molto rigidi, ma dall'anno 2014 ad oggi anche questo siamo riusciti a fare, la morte di nostro Signore Gesù Cristo, con non pochi sforzi, ma grazie anche alla collaborazione e con il coordinamento organizzativo del nostro storico comunale, per far sì che si possa svolgere questo evento, che è uno degli eventi più importanti di Alario, quindi ringrazio personalmente di tutto l'apparato che organizza il Venerdì Santo. Come amministrazione non possiamo non prendere atto dell'impegno che profondono tutti gli organizzatori, Prologo, confraternite, diocesi e anche ufficio cultura, ufficio qui del comune che mi rappresenta. Noi quest'anno aggiungiamo all'orgoglio di sempre anche un pizzico di orgoglio in più, se fosse possibile. È dovuto a questo fatto che ha anticipato già Don Antonio. Fare le due rievocazioni insieme riunite, ecco, è un segno di maturità raggiunta. Ci è stato riconosciuto questo, prendiamo atto di questo e ripartiamo da questo. Io l'ho sempre detto ogni anno, Venerdì Santo appartiene ad Alatri, proprio al DNA di Alatri. Noi non siamo dei figuranti, voi siete delle persone che interpretano la passione, interpretano il ruolo che svolgono, che portano nei quadri, non si esibiscono solamente. Questo da molti anni è migliorato, questo impegno, questa motivazione è stata rilevata e finalmente ecco, ci è stata riconosciuta tanta esperienza, tanta motivazione, tanta passione, tanta convinzione, tanto orgoglio, che saprei io che sarebbe veramente cosa impossibile. Pignali, dicevo, è orgogliosissima. Sì, ad altro però ero a una inaugurazione al centro di un parco per i bambini, e quindi essendo stato finanziato da noi ci tenevo a starci, però scusatemi quindi per il ritardo. Immagino sia stato presentato il grazie. Perché diciamo l'immagine di ogni anno è più bella e più ricco.
Io ribadisco le cose che ha detto, che ho appena ascoltato dal sindaco, cioè la vicinanza della regione alla manifestazione delle manifestazioni, sostanzialmente, una giornata straordinaria per la nostra città, per la nostra tradizione, per diciamo, l'affetto che ciascuno di noi ha verso il Venerdì Santo di Alatri. Lo ribadiamo ogni anno, non è più il caso di dirlo, ma ci siamo cresciuti tutti con il Venerdì Santo, è parte di noi, non è una manifestazione, una tradizione, è parte di noi, della nostra vita, ci siamo legati, è diciamo, il momento nel quale la città vive colori, atmosfera, entusiasmo, insomma, è all'arte del Venerdì Santo, tra noi credo debba aggiungere. È stato già illustrato, il Venerdì Santo è una manifestazione completa e complessa, che racchiude in sé tutti gli elementi di natura religiosa e si conclude, si completa con la rievocazione storica, che è stato detto da più parti, ma ci tengo anche per testimonianza diretta, ci tengo a ribadirlo, negli ultimi anni è maturata costantemente. Abbiamo assistito, come è stato detto, alla riunificazione delle due professioni, ad una costante crescita dei rapporti tra gli esponenti di questa realtà civile e la chiesa locale, che quest'anno è sfociata in un rafforzamento della unità delle due professioni ed in una sinergia che ha permesso di concordare e programmare le diverse manifestazioni con uno spirito veramente unitario. Io sono molto contento di questo, anche personalmente, oltre come delegato alla cultura, per esempio, del fatto che si sia trovata una giusta modalità di rappresentare l'ultima cena in modo che non intralciasse, non annacquasse, possiamo dire così, il significato del Giovedì Santo dal punto di vista.